come la natura può cambiare in meglio la nostra vita. Di Luca. In questi anni, dopo tutto quello che è successo, la nostra vita ha subito cambiamenti attitudinali molto importanti, sia sotto l'aspetto salutare che mentale. Dovremmo tutti porci un obiettivo decisamente importante: il cambiamento della nostra vita. Solo così possiamo migliorarci e raggiungere quella serenità tanto ricercata. Il sogno di ogni essere umano è quello di vivere una vita serena, rilassata, scandita semplicemente dalle stagioni che scorrono, vivendola ed assaporandola in luoghi rigeneranti che trasmettono tranquillità e buona salute. È un obiettivo che tutti possiamo realizzare. La vita della maggioranza delle persone viene consumata in ambienti frenetici, pilotata da liste interminabili di cose da fare, frenetiche col costante rumore di sottofondo e, se capita, a volte, in quei brevi attimi di silenzio, rimaniamo spaesati, come se ci mancasse qualche cosa. Conviviamo costantemente con l'aria pesante delle città, lo stress, il traffico e il continuo senso di malessere nella quotidianità urbana. Vi siete mai chiesti perché vi sentite così? Perché non siamo nati per vivere in questo modo, in questa realtà artificiosa, malsana? Dentro ognuno di noi c'è un forte legame con la natura, è nei nostri geni. La maggior parte del nostro tempo la trascorriamo in ambienti chiusi, lontani dalla luce del sole, in una situazione di estraniamento totale dall'ambiente circostante. Invece Madre Natura che ci ospita ci riporta a focalizzarci sul nostro essere, accende domande per riflettere e scavare dentro di noi, trovare gli strumenti e i cambiamenti da attuare per permetterci di vivere la nostra vita in salute e in armonia. Cambiare modo di vivere non è facile e non esiste nessuna formula magica. Questo passo è un forte atto di volontà, comporta decisioni da prendere, assumendosi in toto le proprie responsabilità. Intraprendere questo nuovo viaggio è qualcosa che ti smuove da dove sei ancorato ora, e questo movimento deve essere volontario e non riflesso dal parere di altri, né tantomeno automatico. Dipende solo ed esclusivamente dalla tua scelta personale. Per ogni passo che farai ci saranno delle ripercussioni, a volte piacevoli, a volte meno, ma tutte utili a finalizzare il cambiamento. Quando si decide di modificare il nostro modo di vivere, dobbiamo stravolgere il finto equilibrio in cui viviamo, perché non abbiamo bisogno di stare in equilibrio, ma di stare saldi. Magari si avvertirà più fatica per mettere in pratica la via che abbiamo deciso di vivere. Nella nostra mente esiste un paradigma che controlla il 95% della mente inconscia, cioè tutti i credo, i condizionamenti che abbiamo ricevuto fin da bambini e che controlla le nostre azioni. Solo il 5% della mente conscia è legata al pensiero logico. Quindi la soluzione a tutto ciò è quello che per cambiare la nostra vita dobbiamo innanzitutto cambiare paradigma. Questo consiste nel porci nuovi obiettivi e creare nuove abitudini benefiche. Una volta optato per questa nuova scelta, è importante innalzare le nostre frequenze e portarle in linea con i nostri obiettivi. Pensare che sia impossibile vivere in questa maniera è già un modo per creare ostacoli sul raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Siamo abituati a vivere nell'abbondanza, ma senza saperlo, perché rincorriamo costantemente cose materiali inutili, che non fanno altro che tenerci sempre più legati a questa società malefica, in questo modo sbagliato di vivere. Per alcuni servirà più tempo, per altri meno per raggiungere l'obiettivo, ma è concretizzabile per tutti. Fatti questa domanda: desidero veramente questo cambiamento? La scelta è solo tua.